Diablo 4 è cambiato per l'ennesima volta. E sì, mi riferisco proprio all'ultima patch che la Blizzard ha rilasciato in occasione della stagione 1, quella degli abbietti. Ci sono stati tanti nerf e buff menzionati e questa cosa, a mio avviso, se la stagione 1 non porta quell'equilibrio sperato di questa importantissima patch, porterà diversa gente a preferire altri giochi ed abbandonare questo. Ma prima di iniziare a parlarne, se ancora non le fate, iscrivetevi a questo canale e clicca sulla campanella delle notifiche per non perderti i miei futuri contenuti. Prevedo, per non dire spero, che questo video non sarà così lungo, perché vedo di essere il più concisa possibile nel mentre vi mostro una delle mie sessioni di gioco. Fermo restando anche che vi lascio il patch note in descrizione, così potete anche vedere da voi il contenuto. Quindi, da che cosa iniziamo a parlare oggi? Sicuramente degli aspetti che impattano maggiormente in gioco. Sono stati fatti dei bilanciamenti sostanziali, specialmente per l'attacco, infatti sono stati ridotti tutti i danni che derivano dai danni critici di qualsiasi tipo, i danni a nemici vulnerabili o sotto effetti debilitanti, che erano comunque il fulcro della maggior parte delle build a oggi conosciute. Quindi non ci sarà più possibile fare tutti i mila danni che si facevano prima, ma anzi sono stati valorizzati altri aspetti del danno che erano quelli poco considerati, tra cui quelli legati ai singoli elementi come fuoco, fulmine, ombra e veleno, per intenderci, e quelli puramente fisici. Quindi da oggi quello che si dovrà fare per strutturare al meglio la vostra build è quello di non cercare gli effetti collaterali del danno come debilitazione o vulnerabilità e moltiplicatori vari, ma anzi prediligere il danno puro senza mitigazione. Il cambiamento agli equilibri del gioco portati da questa patch toccano anche gli aspetti difensivi. Tutto questo togliendo già i 750 di armatura che derivano dai teschi socchettati nel gioiellame, che dovrebbero essere sostituiti dai cuori abbietti nella stagione 1. Perché nella patch è stato annunciato che tutte le difese sono state nerfate. Infatti nel caso del druido, per esempio, le difese intrinseche della trasformazione in orso o lupo mannaro sono state ridotte del ben 25%, che è tanto. Mi piacerebbe dirvi, ragazzi, che le riduzioni toccano solo una classe, ma non è così, perché sono state ridotte anche le difese derivanti dalla fortificazione, ma anche dai nemici sia vicini che lontani, e tanti altri aspetti della difesa, per cui si spera che i cuori abbietti possano davvero sopperire a tutte quelle carenze allo stato attuale. Ma veniamo ad un argomento che nei video passati ho trattato di più, che è l'aspetto dell'esperienza. Anche questo è stato pesantemente modificato. Per chi ha guardato il mio video precedente sul come si livella oltre il livello 50, si ricorderà sicuramente che per livellare in maniera efficace bastava semplicemente combattere contro nemici almeno 3 livelli sopra quelli del vostro personaggio, ottenendo il 25% di esperienza aggiuntiva. Ad oggi, con questa nuova patch, nemmeno con 10 livelli sopra riusciremo ad ottenere un tale risultato, perché lo scaling del livello va di 1.5% di esperienza aggiuntiva per livello del mostro rispetto al livello del vostro personaggio. Quindi il tetto massimo è di 10 livelli sopra, quindi 15%, perciò adesso non c'è più possibilità di avere quella curva efficiente di leveling, nemmeno di fronte a situazioni dove l'amico di turno vi porta al livello, andando così in conflitto con quanto detto nella patch precedente del 27 giugno, la 1.0.3, dove era scritto che era stata aumentata significativamente la quantità di punti esperienza ottenuto uccidendo mostri nelle spedizioni da incubo. Quindi, leggendo sempre l'attuale patch note, non solo bisogna trovare fonti diverse per fare danno, ma trovare anche un modo efficace per proteggersi, ben sapendo che i mob hanno più vita proporzionalmente al numero di elementi presenti nel vostro party, perché, allerta spoiler, è stata aumentata anche quella. Una aspetto secondo me molto positivo è che con questa patch la mappa esplorata è sincronizzata per tutti i personaggi, esattamente come lo sono gli altari di Lilith. Una cosa che non era stata minimamente considerata nelle patch precedenti era l'aspetto dell'albero dei sussurri, o almeno si era detto che i singoli sussurri avrebbero dato maggiore esperienza al completamento. Con questa nuova patch si prevede che ci sia un'ulteriore miglioria nell'esperienza percepita dal vostro personaggio completando i singoli sussurri sia nel mondo 3 che in quello 4, e che l'albero droppi meglio, ma che i sussurri non rilascino più polvere di sigillo. Ciliegina sulla torta, come se non bastasse, anche la marea infernale è stata toccata da quest'ultima patch. Infatti non esistono più i bauli da 175 braci, bensì quelli da 250 braci. Per quanto riguarda i mob della marea infernale, sono 3 livelli sopra e non più 2 quelli del vostro personaggio, e sono decisamente più ostici da battere. Perché, a detta della Blizzard, cito testualmente, vogliamo aumentare le difficoltà nello stile di gioco rischioso e remunerativo della marea infernale, rendendo i mostri più impegnativi e rendere più difficile l'apertura del dono torturato dei misteri. E questo è quanto. Il video di oggi finisce qui. Considerazione personale, sono molto delusa da questa patch, perché i cambiamenti in un gioco ci stanno, fanno parte dell'evoluzione di qualsiasi titolo proposto dal mercato per il consumatore finale. Quello che non riesco molto a comprendere è come possano sperare di creare uno stile di gioco sano e senza frustrazioni continuando a fare questi nerf, che nel tentativo di abbattere i più bravi o i più furbi vadano nel concreto invece a penalizzare tutti i giocatori che si trovano nel mezzo.
che giocano per il gusto di giocare senza stress o standard troppo alti. Tralasciando che mi riservo comunque di recensire più approfonditamente tutti gli aspetti del gioco menzionati in questo video più avanti, giusto il tempo ragazzi di mettere le mani nella stagione 1 e capire con un personaggio nuovo se questi nuovi, tra virgolette, equilibri siano più o meno una cosa piacevole e non invalidante come si subodora che siano. Quindi vi chiedo, e voi di questa patch cosa ne pensate? Scrivetelo sotto nei commenti perché al di là della delusione iniziale mi interessa davvero sapere cosa ne pensate. Detto questo, ci si ribecca con un nuovo video la prossima settimana se tutto va bene come dovrebbe, e con questo vi saluto. Ciao!